capite, no? Allora. Partiamo dal quinto al primo. Ok? Attenzione a simulare, ragazzi, li abbiamo salvati tutti, rimanetemi nella zona rossa più davanti, che è quella meno scivolosa. Allora, bando agli scherzi e alle ciance. Abbiamo come quinto classificato con un punteggio di 210 punti, abbiamo l'Istituto Mendel di Villa Cortese. No, voglio fare una premessa però quest'anno. Tutti gli istituti che sono qui hanno già vinto, perché quest'anno è stato veramente complicato arrivare fino a questo punto. Per cui, va bene, facciamo la classifica, ma tutti quelli che sono qua presenti oggi hanno già vinto la loro gara. Passiamo al quarto posto. Quarto posto con 320 punti, quindi siamo passati da 210 a 320 punti, abbiamo l'Istituto Bernocchi di Legnano. Bravi anche al Bernocchi, con una rappresentanza non foltissima ma molto agguerrita. E adesso arriviamo al podio e con 450 punti, terzo è il liceo Tinnanzi di Legnano. Giannato, adesso ti prepari a correre. No, quest'anno no. Adesso ti prepari a correre. Quest'anno mi dispiace. Niente. Eccoci qua, questo è il momento che tutti aspettano, tutti. Allora, inizio a dirvi i punteggi. Il secondo ha preso 735 punti, il primo ne ha presi 1098. Tra l'altro con un numero più o meno paritetico di partecipanti, per cui siamo veramente like for like, come dicono quelli importanti. Allora, vabbè. Dico il secondo, quindi poi si capisce di arrivo. Non avviarmi perché sono disabile. Secondo, con 735 punti, abbiamo l'Istituto dell'Acqua di Legnano. E quindi, primo con 1098 punti, il liceo Daniele Crespi di Musta Sizio. Bravissimi! Sì! Eccolo qui! Eri già alto, potevi stare giù! Caspiterina, non so se ci stanno le foto, adesso dobbiamo... Allora, facciamo così, a beneficio delle foto, Daniele Crespi mi scende un secondo e gli altri si mettono vicini, mettetevi vicini, stringetevi a lui, perfetto! Perfetto! Eccoli qua. Allora, ancora veramente grazie agli insegnanti, ai genitori e alle scuole che hanno portato, per gli insegnanti che corrono, andate a prepararvi che adesso c'è la vostra gara, per gli insegnanti che corrono, pronti per la gara, anche per... Vi ricordo che c'è sempre la sfida tra insegnanti di educazione fisica contro il resto del mondo, perché gli anni scorsi matematica e italiano avevano dato filo da torcere, per cui abbiamo tempo, siamo in anticipo rispetto al programma orario. Diciamo che, e chiedo conferma a Graziella, che è la responsabile della parte studentesca, possiamo dire che alle 10:15 diamo il via alla gara dei professori. 10:15 via la gara dei professori, per cui tutti i professori che fossero qui, sia scuole medie, sia scuole superiori che vogliono partecipare, alle 10:15, quindi abbiamo un quarto d'ora di relax, possiamo dare il via alla loro gara. Ma è, ti sembra?
No, c'è il ragazzo che si può venire. Non è che sono un po' io. Non è che sono un po' io. Non è che sono un po' io.